Roberto Riva, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare il suo breve ma intenso e particolare libro che si sviluppa per circa 110 pagine, La filosofia del cocktail, l'introduzione di Claudio Bonvecchio, Mimesis Edizioni, nella collana Il caffè dei filosofi. Certo che nella collana Il caffè dei filosofi parlare di cocktail mi sembra molto bello, mi sembra originale e mi sembra anche culturalmente anche molto simpatico. Ecco, da che cosa nasce questa esigenza, Roberto Riva, lei che è un barman professionista, ha lavorato per numerosi locali di fama nella zona lombarda. Tra l'altro lei tiene dei corsi per aspiranti barman e quindi è un profondo conoscitore della cosa. Lei come nasce barman? Beh, prima di tutto io nasco barman per puro caso, perché sono un chimico industriale, di conseguenza nasco come barman per puro caso, perché la mia famiglia ha sempre avuto un'attività alberghiera. Difatti, inconsapevolmente, il primo cocktail io l'ho preparato in quarta elementare, pensi un poco, roba da mandare i miei genitori in galera. Ma io a quei tempi curavo l'attività di famiglia e praticamente facevo compagnia a un grande scrittore, a un grande giornalista, a Vincent Shin, a cui ho dedicato un cocktail. Vincent Shin è il grande autore di quel libro magnifico sulla San Felice, grande amico di Gandhi, un libro magnifico di Giuseppe Verdi, lui era un melomena. Periodicamente durante i pomeriggi lui mi chiedeva di preparargli un cocktail, che io non sapevo appunto cosa fosse naturalmente, a base di gin e di bitter Campari. E niente, poi da lì è uscito più tardi una ricetta un pochettino molto più delicata. Quindi il lavoro nasce da lì, anche se la mia famiglia mi ha indirizzato verso la chimica industriale, mentre il libro invece nasce da un'intuizione del professor Claudio Bonvecchio, un'intuizione oserei dire maieutica, perché non pensavo di essere in grado di scrivere un libro, ecco, tutto qua. Non pensava di essere in grado di scrivere un libro, però lei è già dalla quarta elementare nel curare l'attività nell'attività del bar, ha continuato poi questa sua grande passione fino ad arrivare poi a scrivere questo libro, perché quando si beve per esempio un Negroni, se non ricordo male, quando lei, quando nella parte scritta da Ugo Maspero, dice quando si beve per esempio un Negroni, è perfettamente dosato, intanto cerchi di capire Schopenhauer. Ecco. Certo. Allora, tra il Negroni e Schopenhauer ci può essere un mondo, però il bello di questa cosa è che non c'è un muro tra Schopenhauer e il Negroni, oppure tra un gin tonic e Brahms, è che le cose si possono fare insieme. Ecco, questo significa anche che la cultura non vive di paludamenti, la cultura vive anche di queste cose. Perfetto. Ma non solo, guardi, lei ha volato alto in questo momento, e con i cocktail si vola alto, non c'entra, ma si vola alto senza saperlo, ma non è che si vola alto perché ci si sbronza, si vola alto perché si vola alto. Il cocktail, ad esempio, quando io parlo del cocktail parlo di bellezza e non di bontà, ma uno direbbe, ma questo qui è sciocco, come fa a dire che un cocktail è bello? No, io parlo proprio dei cocktail in termini di bellezza, prendendo in prestito Baudelaire, le Fleur du Mal, quando parla dell'inno alla bellezza, dove ad un certo punto dice la bellezza non è razionalizzabile, la bellezza non riusciamo a dimensionarla, la bellezza noi la godiamo, e un cocktail è fatto così. Cioè, io le ripeto la ricetta del Negroni: un terzo di gin, un terzo di bitter Campari, un terzo di Vermouth rosso o 3 cl dell'uno, dell'altro e dell'altro.
Per uno che non l'ha bevuto, non l'ha mai bevuto, non è razionalizzabile il cocktail. Nel momento in cui invece lui si trova questa formula nel bicchiere e la sorseggia, ecco che scoppia la bellezza. E quando c'è la vera bellezza, la bontà è scontata. La bellezza, il bello e il buono vanno di pari passo, no? Bravissimo, vanno di pari passo. Perché questo libro, allora, premetto che io sono un lettore distratto, premetto che sono ancora più distratto per quanto riguarda i cocktail, no? Che il cocktail è un bere raffinato. Una volta che ho letto questo libro l'ho compreso, che non è semplicemente una cosa che si fa nella velocità di un locale e così via, ma bere un cocktail è una cosa raffinata. Qui la chimica, e qui la sua famiglia che l'aveva indirizzato nella chimica aveva anche già visto bene, perché qui la chimica del gusto conta, non solamente la chimica come fatto intrinseco del prodotto. Lei ha centrato il problema e mi permetto di aggiungere una cosa che solitamente viene così data per scontata oppure neppure osservata. Io in un piccolo capitoletto molto velocemente analizzo i cinque sensi. I cinque sensi analizzo naturalmente, va bene, sul gusto, sull'olfatto e sulla vista non facciamo testo, vabbè, sono abbastanza scontati. Ma gli altri sensi, il senso dell'udito e del tatto in un cocktail sono importantissimi. Le immagini solamente nel momento in cui entra un bar per un aperitivo e il barman comincia a inserire i cubetti di ghiaccio nello shaker. Dopo aver fatto tutte le operazioni di raffreddamento eccetera eccetera, inizia a miscelare e a shakerare. Lei immagini se ad un certo punto questa musica della shakeratura, anziché essere un canto dodecafonico, diventa invece una cacofonia perché è shakerato male. Quindi vede che anche l'udito è importante. Ma il tatto, uno dice, ma cosa c'entra il tatto con un cocktail? No, il tatto è importantissimo. Nel momento in cui prendo in mano la coppetta ed è gelatissima, raccolgo magari una goccia di condensa che dal bicchiere scivola, nel momento in cui poi sorseggio, non so, un dry martini che sembra quasi acqua quando lo bevo, oppure, non so, un Alexander che ha uno spessore completamente diverso. Beh, un cocktail è tutto questo, poi dopo il gioco diventa facile quando si parla di vista, gusto e olfatto, naturalmente. Sì, però Roberto Riva, anche qui bisogna educarci, adesso non è che uno debba educarsi un espertissimo, no? Però perché bisogna fare questo esercizio, ma mi scusi se parlo di me, a volte quando si beve si tracanna, invece qui il cocktail deve essere veramente il sorseggiare, perché si assaporano veramente, quasi si dividono i gusti per poi riunirli insieme sulla lingua, in bocca. Non sono divisi, se si dividono vuol dire che la ricetta non è ok. Ah, vede che lei mi ha subito trovato l'errore nella definizione. Sì, non sono divisi, cioè è un matrimonio, e se il matrimonio va bene, se non va o ha sbagliato il barman o è sbagliata la ricetta. Certo, la filosofia non dà delle risposte ma pone delle domande. Certo. Quali domande pone il cocktail? Allora, io guardi, il cocktail è veramente difficile da interpretare, perché giustamente, come dice lei, più delle volte si ritiene che sia una questione di velocità, eccetera, eccetera. Si è molto più portati a ritenere che la cucina sia molto più importante. Invece io paragono il cocktail alla poesia e la cucina al romanzo, tanto per intenderci. Però c'è anche un altro fatto. Il cocktail ha un valore aggiunto che secondo me nessun altro prodotto ha. Il cocktail ha bisogno di una bellezza totale perché vive nel pensiero che l'anticipa, cioè immagini una cosa, devo fare un esempio per essere più chiaro. Lei stamattina
magari ha avuto un incontro noioso, questo incontro noioso continua nel pomeriggio e vi discorrendo, ma lei può avere un ricordo, lei può avere il ricordo che alle 17 o alle 18 di quest'oggi vado a bere quel Negroni, vado a bere quel Dry Martini. Quindi il cocktail riesce ad anticipare, il cocktail lo si vive già nell'anticipo, non si vive una pasta fagioli nell'anticipo. Non so se mi sono spiegato. È mica vero. Prego? È mica vero. Io vivo in anticipo pasta e fagioli. Diciamo che è molto ponderale. Mentre certo, invece scherzavo. La qualità etilica proprio, ma non etilica in senso di C2H5, di alcol etilico, etilico nel senso di sublime, di raffinato, di un cocktail, è veramente vastissimo. Cioè io arrivo a dire che nel momento in cui lei, il barman ha finito la sua miscelazione, oppure lei ha finito la sua miscelazione, nel momento in cui ha già fatto il primo sorso, il cocktail è finito, basta, non esiste già più. Il cocktail è tutto prima ed è tutto ricordo dopo. Beh, forse esagero. No, Roberto Riva, ma lei mi ha fatto venire in mente una cosa quando diceva tutto prima, perché una delle cose che a me affascinano dei cocktail, ripeto per l'ennesima volta, non capisco proprio nulla, se non dopo aver letto il libro ho cominciato a entrare nella sostanza delle cose del gusto, del bello, del buono. Però una delle cose che mi affascinano a proposito del prima, sa che cos'è, Roberto Riva? Dica. E credo che sia un aspetto anche un po' filosofico rispetto al cocktail. È la gestualità di chi prepara il cocktail, cioè del barman. Io trovo che sia veramente una cosa io invito a quando si fanno i cocktail a vedere la gestualità del barman e vedere le differenze tra i vari barman. Mi permette di fare un piccolo riferimento? Ma certo. Ha presente a concerto il pianista quando interpretando una sonata ad un certo punto lei lo vede che alza la mano fino a un certo punto e poi dopo la bassa, uno dice ma che bisogno ha di alzare la mano per 20 centimetri e poi abbassarla, non può tenerla lì che fa meno fatica? No, quell'alzare la mano e poi abbassarla è il tempo, e non solo il tempo che devi intercorrere, ma è anche il peso più o meno delicato che deve, che il suo polpastrello opera sul tasto del pianoforte. Bene. Il barman deve fare la stessa identica cosa. Se il barman non ha questa precisione, questa gestualità, se lo shaker non canta nel modo giusto, la shakeratura che deve essere veloce, 15 secondi, 10, 15 secondi, o se gli ingredienti sono molto viscosi, qualche secondo in più, non va bene, è un cocktail che riesce male. Ma non solo, mi permette di dire, io dico sempre ai miei corsi, che se ad un certo punto il vostro ospite, dopo aver bevuto il vostro cocktail, non ha voglia di bere il secondo, e magari non lo può bere perché deve guidare o via discorrendo, la colpa è la vostra, perché o non avete interpretato bene la ricetta o non avete capito i gusti, perché il barman deve capire anche i gusti del suo cliente. Quindi lei mi sta dicendo, Roberto Riva, che se io vado a ordinare un Negroni, sicuramente ci sarà un rispetto delle cose, però quel rispetto è fatto quando il barman mi ha guardato negli occhi, ha capito chi sono io e praticamente è una personalizzazione del cocktail? Ma la personalizzazione ci deve essere sempre, cioè la ricetta è un terzo, un terzo, un terzo, uno dice certo. A questo punto la macchina è migliore di qualsiasi uomo, le pare? No, non va bene così. E invece non va bene, esatto, ma perché non va bene? Perché io in quel momento, in quelle poche chiacchiere che posso fare all'inizio, guardandolo negli occhi o vi discorrendo eccetera eccetera, vedendo magari alcune venuzze nell'occhio, nel naso eccetera eccetera, posso già capire che forse magari lei preferisce un qualcosa di un pochettino più etilico, più forte o meno, più amaro o meno amaro. Cioè io questi interventi li devo fare, li posso fare, e se non li faccio, vabbè, allora sono una macchina. Diventa una macchina. Roberto Riva, sì. Questo libro, La filosofia del cocktail, è un libro veramente che nella sua brevità è di una profondità straordinaria, perché... Voluta. Certo, voluta, perché come il cocktail aveva la sua leggerezza, nella leggerezza scoprire la profondità del gusto.
Io recentemente ero in un posto a Milano, in un negozio, e sono rimasto affascinato da una cosa. Avrei voluto comprare tutto quanto, ma semplicemente per un effetto estetico. Io trovo che ultimamente, mi scusi se cambio leggermente il discorso, ma parliamo sempre di cocktail, in particolare di gin. Io ho visto che ultimamente c'è una straordinaria ricerca nelle bottiglie di gin, che io veramente le vorrei avere tutte a casa. Sono una più bella dell'altra. Una più bella di questo è vero, una più bella dell'altra. Tenga presente che al bar periodicamente ci sono le mode. Allora, oggi che moda c'è del gin? Ed c'è la moda del gin, veramente, l'ha interpretata perfettamente. Se lei ritornasse indietro solamente 5-6 anni, la moda era ancora quella della vodka, precedentemente quella del rum, precedentemente ancora quella del whisky di puro malto, e ancora, non so, 30 anni fa, 40 anni fa c'era la moda degli whisky blend, degli whisky mescolati. Allora, la moda del gin è fantastica, finalmente abbiamo sdoganato questa bevanda e addirittura anche l'Italia sta producendo delle cose magnifiche. Fermo restando che il gin londinese, London Gin, il gin per eccellenza se vogliamo, resta pur sempre un must, questo è fuor di dubbio. Però la cosa importante è questa, che il barman deve essere in grado di capire, assaggiandolo, annusandolo, leggendo le schede, vivendo di merceologia, che è importantissima, capire se questo gin lo devo usare per fare un dry martini, un negroni, un gin and tonic, un white lady, per sapere quale, oppure berlo puro, per cui è questa la cosa importante, mentre invece io mi trovo di fronte a certi barman i quali usano il gin più caro per dare l'impressione che io sono bravo. No, sei sciocco, amico mio, sei sciocco. E qui ci vuole anche un'educazione da parte nostra a utilizzare anche, perché tornando, dovrebbe essere prima del bar. Certo, tornando a quello che dicevo prima, Roberto Riva, delle bottiglie, di questa esaltazione della forma, perché invito proprio a vederle queste bottiglie, a toccarle anche, che sono molto belle. E mi sono chiesto, siccome io non capisco nulla di gin, come faccio a scoprire, al di là della bellezza della bottiglia, che a volte può essere veramente un modo per arginare l'ostacolo, come posso capire? Allora, qui ci vogliono due cose, esperienza e studio. Allora, innanzitutto il barman, l'esperto o anche l'appassionato deve sapere come si fa un gin. Deve saperlo, deve conoscerlo, non è difficile, non c'è bisogno di competenze particolari, non le chiedo tutte le reazioni della fermentazione alcolica, non servono, però indubbiamente bisogna entrare nella specifica del prodotto, capire come viene fatto, capire qual è l'alcol di partenza, capire quali sono quelle botaniche che sono state usate, cioè. Mi permetta un esempio, qualche tempo fa mia moglie mi regalò un gin Geranium, è un gin dove l'aromatizzazione di queste erbe, al di là del ginepro e discorrendo, sono le foglie di geranio. Io il geranio come pianta l'ho sempre trovato una pianta più puzzolente che profumata. Bene, mi creda, non è che questo gin sia da buttare via, no, tutt'altro, però questo gin non lo userei mai per una miscelazione. Non so se mi sono spiegato. Altro che, perché tutto deve essere personalizzato e adattato alla persona, altrimenti andrebbe benissimo una macchina che fa il suo mestiere. La filosofia del cocktail, torno a dire verso la chiusura di questa conversazione, che la filosofia attraversa il cocktail, come anche il contrario, perché anche i più importanti filosofi hanno assaporato e assaporano il gusto dell'alcol in una forma come quella del cocktail. Ed è importante che questo libro ci apra non tanto la curiosità rispetto alle composizioni dei cocktail, mi permetto di dire, Roberto Rio, ma la complessità che c'è prima. Mi è piaciuto moltissimo quando lei ha indugiato parecchie volte sull'aspetto del prima, e questo è molto molto importante. È bellissimo. Roberto Riva, tra tutti questi cocktail che lei propone nel compendium, ecco, a quale è più affezionato lei? Allora,
Innanzitutto vorrei precisare che questo libretto non è una rubrica di cocktail, ci sono alcune ricette per forza, perché se parliamo di cocktail dobbiamo fare qualche riferimento. Come non ci sono illustrazioni, non so se ha notato. No, niente. Forse è uno dei pochi libri che parla di cocktail senza avere foto di cocktail. Dove i concetti sono legati alla parola, cioè mi devi fare il favore, mi devi leggere, e mi devi leggere, se vuoi interpretare queste ricette famose, mi devi fare il favore di leggere e di documentarti, sennò altrimenti non arriverai alla bellezza, alla vera bellezza. Bene, quello più appassionato, quello che mi piace di più, oltre allo Shin, che è stato, che però è delicatissimo, difficile da fare, mi creda, è veramente difficile, perché basta sbagliare con qualche goccia in più di bitter Campari, oppure avere un'arancia che non ha la scorza profumata in modo ottimale, ed ecco che questo cocktail non riesce. Quello che io preferisco è quello che ormai tutti gli amici chiamano il cocktail R, che è un cocktail champagne. E i cocktail champagne classici io non sono mai riuscito a berli, non mi sono mai piaciuti. E questo cocktail mi piace, che lo preparo sia con lo champagne che con lo spumante, che con i classici italiani, mi piace perché è un errore di base, cioè la ricetta parte da un errore, e cioè è una mescolanza di 3 liquori all'arancia, cosa che solitamente non si fa, perché ne dovrebbe bastare uno. In effetti io ne ho scelti 3, perché uno è per il profumo, un altro è per il retrogusto e l'altro invece è per compensare l'acidità dello champagne o del prosecco o del classico italiano. Vede che qua la chimica c'entra comunque e sempre, quindi è importante, qui è la chimica veramente del gusto, quando viene raccontato sembra, io per esempio, Roberto Riva, mi scuso se parlo ancora di me, io amo leggere le ricette, ma veramente, lo amo moltissimo, ma bisogna trovare le ricette raccontate in modo giusto, al di là poi delle quantità, no? Bisogna raccontarle in modo giusto, bisogna sapere, ma non perché bisogna essere imbonitori, ma bisogna essere veramente, avere quella capacità di eloquenza e forse anche a raccontare il cocktail. Alla fine di questa conversazione, io normalmente chiedo quale libro le fa compagnia in questi giorni all'ospite, lo chiedo anche a lei, poi un'altra domanda a proposito dei cocktail, quale libro sta leggendo Roberto Riva? Oh, santo Dio, ne sto leggendo 2 o 3 contemporaneamente, perché io sono innamorato di storia delle religioni. Sono innamorato di storia delle religioni e ne sto leggendo 2 o 3. Quello che sto leggendo in questo momento e che mi affascina e mi turba è I Vangeli per guarire di Alejandro Jodorowsky. Questo è un libro interessante di Alejandro Questo fenomeno. Però contemporaneamente sto leggendo anche un libro di Vannini che parla dei mistici del 300, Meister Eckhart, Suso e via discorrendo. Perché non so per quale motivo, ma la storia delle religioni mi affascina in un modo pazzesco. Non lo so. Non so cosa c'entri con i cocktail, però... No, io invece pensavo invece che c'è un rapporto, c'è anche lì, senza dissacrare ovviamente lo spirito religioso, ma anche lì è una questione di armonia, di pesi, di misure. La spiritualità, d'altra parte, se vogliamo estenderla, è anche un cocktail, no? Sì. È la carenza del nostro momento, della nostra società. Veramente mi fa un po' pena tutto questo. Tutto questo visto solamente come consumismo, come mediaticità, come tutto ponderale. Mi fa un po' pena, mi creda, veramente. Non che mi sento, non è vero che mi sento migliore. Capisco che questi soggetti, io parlo specialmente per i miei allievi, capisco che sono più poveri e partono verso la vita con meno armi con delle armi spuntate, e questo mi spiace, mi fa soffrire, mi creda. Prima di salutarci, Roberto Riva, a seguito di questa conversazione, lei
come risultato, possiamo dire come risultato, come commento, che cocktail preparerebbe a seguito di questa nostra conversazione? Ma guardi, guardi, io preparerei veramente un cocktail estremamente raffinato ed è il cocktail che ho dedicato al mio maestro maieutico, al professor Claudio Bonvecchio. È un cocktail che l'ho chiamato Bonvecchio, ma non tanto per captarsi le benevolenze perché non ne ha bisogno, dico la verità, ma perché è stata una sorpresa. È stata una sorpresa nel senso che mentre quel cocktail che l'ho citato prima, quello che formulavo in quarta elementare, che ho chiamato Shin, e che ha bisogno della scorzetta di un'arancia perfetta per essere profumato e per raggiungere, le sue qualità eccezionali, il Bonvecchio ha bisogno di essere profumato o con la scorza di un cedro o con la scorzetta di un limone eccezionale, quei limoni siciliani stupendi di scorza grossa. Ecco, berrei quello secco, secco, leggermente rosato per qualche goccia di, quindi si parte da un gin delicato, qualche goccia di bitter Campari e questa profumazione. Se si ha a disposizione poi un cedro, si lascia cadere la scorzetta di cedro all'interno del bicchiere. Il cedro ha quella pellicina bianca, l'albedo, che comunica pochissimo amaro, quindi può essere lasciata nel bicchiere il tempo della bevuta, perché tanto non riesce ad estrarre l'amaro, perché nel cedro non c'è, al contrario del limone, al contrario dell'arancia. Grazie ancora di tutto Grazie quanto. La a lei. filosofia del cocktail, Roberto Riva per Mimesis Edizioni. Grazie e buoni cocktail, Roberto Riva. Grazie, grazie anche a voi.